di nuovo qui con noi a Class Ride and Drive, seconda parte di questa puntata. Abbiamo poco fa visto una Maserati quattro porte griffata a Zegna e continuiamo in qualche modo a occuparci di moda, perché nella recente settimana della moda che si è svolta a Milano, come sempre il protagonista nelle quattro ruote, evidentemente non sulle passerelle, Mercedes, che ha allestito tutta una serie di situazioni molto intriganti, molto particolari. Vediamo questo servizio. Un incontro di eccellenze, un'azienda che ha fatto la storia dell'automobile e uno chef che rappresenta l'Italia nel mondo. Nella splendida cornice di Villa Meissen in via Monte Napoleone a Milano è stata lanciata la nuova classe S, ideale ambasciatrice dei valori del marchio Mercedes, che ha festeggiato in una cornice alla sua altezza. Meissen infatti è il più antico e raffinato produttore di porcellane al mondo. Ci sono tantissime novità per la nostra nuova stella, perché la nuova classe S è davvero un punto di riferimento per le vetture di lusso. Ci abbiamo per esempio un tappeto magico, un radar che fa sulla strada e anticipa tutte le piccolissime buche sulla strada, e c'è il comfort incredibile. Altre cose, c'è un profumo nella vettura, il profumo usci della vettura per fare un ambiente molto piacevole per i nostri clienti, e ci sono anche differenti profumi a disponibilità. È un siede con il massaggio, ci sono 5 differenti massaggi possibili, ci sono tantissime nuove cose per il comfort dei nostri clienti. È disponibile anche nelle motorizzazioni diesel, nel 5 e 6 cilindri, ma la benzina ce l'abbiamo ancora, le 6 cilindri e naturalmente le 8 cilindri e con AMG anche. Voi potete dire che a fare una vettura così dura più o meno 6 anni per gli ingegneri. A fare tutto questo, io ho detto già, a avere una vettura magnifico così è praticamente un aereo già. Classe S è protagonista in una serata che ha unito tradizione e innovazione, fascino e perfezione. Il quartier generale italiano di Meissen, che ha sede in uno dei 10 edifici più antichi ed importanti della storia dell'arte di Milano, è la cornice per presentare la nuova ammiraglia della stella. Madrina dell'evento è stata Maria Grazia Cucinotta, insieme ad un ospite d'eccezione, Lewis Hamilton, ambasciatore dell'inedita sportiva della nuova classe S. Il tutto allietato dalla cucina a chilometro zero di Davide Oldani. Come diceva Virginia Woolf, puoi fare bene, pensare bene, amare bene, guidare bene, questo non lo diceva Virginia Woolf ma lo aggiungo io, solo se hai mangiato bene. Quindi credo che l'alimentazione sia la base di ogni cosa, e credo che anche per guidare ci possa essere il modo giusto per alimentarsi e per poi affrontare viaggi lunghi. Poi se parliamo di comodità, vabbè, questa è indiscutibile. Prima di lungo viaggio tendo a mangiare veramente poco, innanzitutto non bevo, e seconda cosa sfrutto sempre quello che è la stagione, e sfrutto molto verdura e qualche carboidrato, però poco, pochissimo carboidrato, più verdura, e poi quando arrivo aggiungo la proteina. Il menù spezzettato, no? Quando viaggio, quindi inizio con una cosa e termino con l'altra. Questa sera saremo noi come Do a fare un po' di stuzzichini, che saranno cose particolari che rispettano sicuramente la filosofia del Do, della cucina pop, perché prodotti di stagione del territorio, e poi sicuramente prodotti molto delicati e leggeri, dove si intravede, dove si capisce bene il gusto ma non c'è la pesantezza, proprio perché c'è sempre comunque la presenza anche di sportivi in queste situazioni.